Ecco il documento che autorizza l'uscita del treno da Valle di Len. Grazie, Kate Walker. Perfetto. Eccolo, Oscar. Adesso possiamo partire? Per ora non posso accettare questo biglietto, Kate Walker. Lo conservi? Non capisco perché non possiamo partire. Non vorrei ritardare oltre la partenza del treno. A rischio di sembrare scortese, Kate Walker, temo che non tutte le formalità necessarie alla partenza siano state espletate. Se è uno scherzo, Oscar, è di cattivo gusto. Io devo assolutamente rintracciare Hans Vorarlberg al più presto. Ho delle istruzioni precise da rispettare. Ci sono 3 scomparti del guardaroba destinati a contenere 2 oggetti importanti. La loro assenza pregiudica la partenza del treno. Se vuole scusarmi, ora devo tornare ai miei preparativi per la partenza. Mi pentirei di certo se violassi il regolamento. Eccolo, Oscar. Adesso possiamo partire? Per ora non posso accettare questo biglietto, Kate Walker. Lo conservi? Non capisco perché non possiamo partire. Non vorrei ritardare oltre la partenza del treno. A rischio di sembrare scortese, Kate Walker, temo che non tutte le formalità necessarie alla partenza siano state espletate. Se è uno scherzo, Oscar, è di cattivo gusto. Io devo assolutamente rintracciare Hans Vorarlberg al più presto. Ho delle istruzioni precise da rispettare. Ci sono 3 scomparti del guardaroba destinati a contenere 2 oggetti importanti. La loro assenza pregiudica la partenza del treno. Se vuole scusarmi, ora devo tornare ai miei preparativi per la partenza. Mi pentirei di certo se violassi il regolamento. Eccolo, Oscar. Adesso possiamo partire? Per ora non posso accettare questo biglietto, Kate Walker. Lo conservi? Non capisco perché si ostina a non accettare il mio biglietto. Tutto a posto. E tuttavia, vede, la puntualità è... L'onore del macchinista. Ricordo bene, Oscar. Ma tuttavia cosa? Ma cosa succede, Oscar? Perché non torna nella sua cabina di pilotaggio? Temo di essere di fronte a un problema meccanico, Kate Walker. Ho rispettato alla lettera la procedura di avvio, ma il treno non vuole saperne di partire. Se vuole, Kate Walker, posso esprimere un'opinione personale in proposito. Va bene, l'ascolto, Oscar. Temo che non siano state ricaricate le molle della locomotiva. Tutto qui il problema. Le ricarichi, accidenti! Non ho la benché minima idea di come si faccia, Kate Walker. Forse la mancanza di informazioni su questo argomento è dovuta al mancato completamento del mio processo di fabbricazione. Allora me ne occuperò io. Questo meccanismo non deve essere molto complicato. Mi aspetti, non ci metterò molto. Grazie, Kate Walker.
Kate, sono ancora io. Ah, Dan, ti avrei chiamato io. Ah, sì, certo. Sei arrabbiato? Ho appena chiamato Marson and Lormont. Mi hanno detto che il tuo ritorno non è previsto per questa settimana. Sì. E allora quando pensi di rientrare? Non so niente, non posso farci niente. La situazione è delicata, sai. All'inizio della settimana prossima, senza dubbio. Sì, vedremo. Dan, pazienta un po', per favore. La posta in gioco è più alta di quanto immaginassi e sai quanto tengo a questo lavoro. Immagino che non ti faccia né caldo né freddo sapere che i Goldberg pensano di... Sì, ecco, no, Dan, non è il momento, davvero. Io ti penso, ti amo, tesoro mio. Ti richiamo non appena ci sono novità, promesso. Adesso devo riagganciare, ho una specie di treno da prendere. Un treno? Ma dove vai ancora? Kate, non ha senso. A dire il vero, non lo so esattamente. Ti abbraccio forte. Ehi. Tutto a posto, Oscar. La locomotiva è pronta a partire. Sono veramente confuso. Una simile ignoranza da parte mia è inammissibile. Spero tuttavia di conservare la sua piena fiducia, Kate Walker. La prego di voler riprendere il suo posto. Si parte! Finalmente! Oscar, dove siamo? Alla città universitaria di Barrockstad, Kate Walker. E dobbiamo proprio fermarci qui? Ciò è inconciliabile col proseguimento del nostro viaggio. E allora che cosa aspetta? Trovi il modo per ricaricarle. In questa specie di stazione ci deve pure essere un arnese che serve a questo. Non ho visto niente che possa servire allo scopo, Kate Walker. Dobbiamo chiedere. Questa stazione non mi piace. L'aria umida nuoce ai miei ingranaggi sofisticati, quindi l'aspetterò nella locomotiva. Ho capito. Oscar, io scappo. A dopo. Va bene, Kate Walker. Thank you.
Questo arnese assomiglia al caricatreno che ho usato alla stazione di Valadilen. Devo trovare un modo per far arrivare la locomotiva fino qui. Walker, Kate Walker, venga qui subito, per piacere, devo dirle una cosa. Allora, che cosa c'è, Oscar? C'è un messaggio per lei. Un messaggio? Si tratta di una convocazione dei rettori. Sono gli alti funzionari dell'università. Vorrebbero parlare con lei. Con me? Sì, con la responsabile di questo treno. Ah, perché adesso sono io la responsabile. E perché questi signori vorrebbero incontrarmi? Il motivo non è specificato. Il messaggio dice solo che è molto importante. Buongiorno. Salve, bambola, tutto bene? Begli occhi, davvero, e sei anche ben carrozzata. Ma perché mi ha preso? Che caratterino la bambina, mi piace. Andiamo, accetto di offrirti un caffè. Non gliel'ho chiesto, grazie. Non fare la timida, muori dalla voglia. Senti, ragazzino, torna a giocare con le macchinine e lasciami perdere. Buongiorno. Qual è il motivo di questo colloquio, signorina? A cosa dobbiamo l'onore della sua visita? Sia breve, per favore. Non è il caso di disturbarci a lungo. I rettori dell'università devono dedicarsi a problemi importanti e il loro tempo è prezioso. Mi è stato riferito che volevate incontrare la responsabile del treno fermo in stazione. Posso sapere il motivo di questa convocazione? Siamo stupiti del fatto che il suo treno non riparta, signorina. È deplorevole. In effetti il regolamento stabilisce che i treni sono fatti per arrivare e partire, non per stare fermi sui binari. Un treno deve fermarsi, poi partire, è la regola. È vero, miei cari colleghi, ci troviamo di fronte a un comportamento che definirei aberrante. La questione è veramente allarmante.
È un treno a molle. Basterebbe ricaricare le molle. Sfortunatamente alla stazione non c'è niente che possa servirmi allo scopo. Un treno a molle? Ah, bizzarro. Divertente, sì. Praticamente una specie di giocattolo meccanico. Ci mette in imbarazzo, signorina. Ho buone speranze di trovare vicino al muro quello che mi serve per uscire da questo impiccio. Al muro? Signorina, quel luogo non è raccomandabile. Soprattutto per una donna. Vede, signorina, ammettiamo di buon grado il fatto che ogni giorno ci rallegriamo per l'esistenza di quella muraglia. Unicamente alla sua presenza dobbiamo la salvaguardia della nostra cara università e del nobile insegnamento che impartisce. Ci protegge dagli oltraggi e dalle aggressioni dell'ignoto. Che Dio ci protegga da ciò che esiste al di là dei suoi bastioni, signorina. Mi creda. Non ho scelta. Devo proseguire il mio viaggio. Riteniamo questa decisione lodevole e in accordo con il nostro regolamento. Così il suo treno se ne ripartirà bel bello. Sì, e smetterà anche di disturbarci. Scusate. Signorina, la presenza del suo treno e la sua impossibilità a muoversi ci disturbano enormemente. Sì, è decisamente una situazione incresciosa. La sua grande locomotiva è così ingombrante. Un treno deve fermarsi poi partire, è la regola. Non mi sono presentata, mi chiamo Katie Walker. Walker, ma non abbiamo già avuto una Walker? Laurea in etnologia settembre 53, se non sbaglio. Perfetto, caro collega, ma se posso permettermi un Walker e non una. Si ricorda Bill Walker, sessione del giugno 68? Lo sfrontato si presentò in blue jeans agli esami orali a dispetto del regolamento interno, che per quanto riguarda il tipo di abbigliamento richiesto è categorico. Una provocazione scandalosa. Purtroppo abbiamo visto di peggio da allora. I giovani. Più nessun rispetto per la tradizione e i valori. La tradizione, signorina. Bisogna rispettare la tradizione. In verità, il mio scopo non era quello di fermarmi qui. Sono le molle della locomotiva che si sono allentate, capite? No, veramente no. Lei non è una studentessa? Arriva un po' in ritardo, signorina. Le iscrizioni per questo trimestre sono già state chiuse. Ma in quanto rettori di questa università e quindi rappresentanti dell'autorità suprema, potremmo considerare la possibilità di fare un piccolo strappo al regolamento. No, no, sono avvocato. Vengo da New York. Ecco, più precisamente da Valladolid. Il mio cliente desidera acquistare una vecchia fabbrica di giocattoli meccanici, ma l'erede, che in realtà non è morto, si trova in qualche zona remota della Siberia. Devo fargli firmare un contratto di compravendita, capite? Veramente no. Ma certo che è una storia bizzarra. Una storia molto spiacevole. Sappia che qui si tengono ottimi corsi di diritto, se cambia idea. Per caso, non è che il nome di Hans Vorarlberg vi dice qualcosa? Ah, certamente uno degli elementi più pittoreschi e brillanti che abbia mai visto fermarsi alla nostra università, Hans Vorarlberg. Mi ricordo che una volta gli rivolsi la parola. Allora ero ancora studente. Lui mi lanciò uno sguardo lungo e pensieroso. Non c'era modo di fare una conversazione con lui, ma come dimenticare quel personaggio? Pittoresco sono d'accordo, ma brillante, non esageriamo. Non fu in grado di superare neppure l'esame più semplice. Si accontentava di seguire le lezioni di alcuni corsi, e fra l'altro non tutte, quelle di paleontologia soprattutto. È vero che la sua morbosa passione per i mammut coincideva perfettamente con il suo cervello, diciamo, molto preistorico. Preistorico? Ma come osa? Un po' bizzarro, ecco tutto. Ma aveva delle folgorazioni che potevano essere comprese solo da chi non dava importanza alle apparenze. Direi, caro collega, che le sue conclusioni affrettate sono alquanto sconvenienti. I miei discorsi sono perfettamente sensati. Insomma, quel ragazzo era un po' particolare, dovete convenirne. Se mio padre, allora rettore dell'università, non si fosse dimostrato tanto magnanimo, Hans Vorarlberg non sarebbe mai rimasto qui insieme a noi! E il chiosco per la musica? Secondo lei quella è opera di una mente poco lucida? Dopo tutti questi anni ne è ancora invidioso. Cari colleghi, su via, datevi un contegno, abbiamo visite. Cosa voleva dirci, signorina, a proposito di Hans Vorarlberg e della famiglia? No, no, lo sto cercando per sistemare una questione di successione. È ancora qui? Qui? All'università? Oh no, si figuri, se n'è andato molto tempo fa. Oh sì, molto tempo fa, l'anno della mia nomina a questa carica, quasi 50 anni fa. Di già! Quel povero diavolo se n'è andato quando sui mammut non c'era più niente da sapere. Ah, dopo la sua partenza l'università non è più stata la stessa. Questo bisogna ammetterlo.
Certamente non ne sentì la mancanza. Quel tipo un po' pazzo portava fra queste mura un estro completamente fuori luogo. Signori, signori, vi prego, manteniamo la calma e la ponderatezza richieste dalla nostra carica. Una stazione voliera è veramente un'idea originale. In effetti è l'orgoglio della nostra università. Vede, una delle materie insegnate qui è la zoologia. Più in particolare l'ornitologia. E uno studio approfondito non si può accontentare di nozioni libresche. L'osservazione pratica è inseparabile dai corsi teorici. D'altronde qui abbiamo specie molto rare portate da lontani paesi esotici, appositamente per la nostra università da esploratori intrepidi. Vi ricordate di Alexandre Valenbois e del suo strano uccello? Oh, assolutamente sì. Un regalo che poi si è dimostrato invadente. Potremmo definirlo un regalo fastidioso. E pensate che la situazione avrebbe potuto essere molto più inquietante. Sì, terribilmente problematica. Potreste aiutarmi a... Signorina, si renda conto che la sua insistenza sta diventando seccante. Noi non siamo continuamente a sua disposizione. Dobbiamo occuparci di molte altre richieste. Le chiediamo quindi la cortesia di non disturbarci ogni momento. Parliamo, parliamo! Ma è l'ora del tè! Già! Diamine, come va in fretta il tempo! La sua visita ci ha profondamente onorati, signorina. Vi ringrazio di cuore.